non ci posso credere, non ci voglio credere. Credo in un abbraccio dentro il quale c'è già tutto. Non ci posso credere, non ci voglio credere. Credo in un abbraccio dentro il quale c'è già tutto. Credo in un abbraccio dentro al quale c'è già tutto. Parole del brano Per sentito dire, valso al cantautore piacentino Antonio Ferrari, 24 anni, il terzo posto al premio Lunezia. Il prestigioso riconoscimento, la cui storia è legata a molti big della canzone italiana, quest'anno ha parlato piacentino. Oltre a Ferrari, anche Simone Fornasari è arrivato sul podio piazzandosi secondo. Entrambi hanno sbaragliato la concorrenza di centinaia di artisti. Sabato a Marina di Carrara è arrivato il verdetto. Ebbene sì, in realtà devo ancora realizzare bene la cosa. È un premio che ho seguito per tanti anni da spettatore e ho visto tramite alcuni dei miei artisti preferiti che hanno ricevuto il premio. L'ho seguito. Quest'anno ho provato anch'io con la mia musica a iscrivermi tra le nuove proposte e ebbene siamo riusciti ad arrivare fino in fondo, siamo riusciti addirittura ad arrivare sul podio. E sono felice di averlo fatto con una canzone a cui tengo molto. Una canzone che parla di semplicità, che parla, per citarla, di un abbraccio dentro al quale c'è già tutto. E parla in realtà di quanto spesso sia inutile cercare strategie o trucchi per poter far funzionare un rapporto e di quanto invece nella semplicità si possa scoprire l'autenticità e il valore di un sentimento, di un'emozione o di un rapporto d'amore, appunto. Per Ferrari questo è un periodo artistico molto produttivo. È un'estate ricca di progetti, li stiamo portando avanti soprattutto per far conoscere ancora l'album che ho pubblicato qualche mese fa. Stiamo portando avanti diverse cose, spero a breve, appunto, tra videoclip, serate e quant'altro, che si possa fare tanto, ecco. Il consiglio più importante, più bello che hai ricevuto anche nelle fasi del premio? Ma in realtà abbiamo avuto la possibilità di parlare faccia a faccia, proprio come magari parlo con un mio amico solitamente, con artisti che ogni giorno ascoltiamo alla radio, quindi è stata anche una sensazione abbastanza strana. Sicuramente il consiglio più utile che ho ricevuto è stato quello di mettere in quello che si fa e che si scrive, parlando di soprattutto di chi scrive, appunto, a livello di cantautore, la verità. Perché obiettivamente bisogna sempre pensare che dalla parte di chi ascolta c'è sempre qualcuno che ha bisogno di sentire la verità e nient'altro. Quindi questo è il consiglio che ho ricevuto e che cercherò di mettere d'ora in poi. Tra gli obiettivi a breve termine c'è il Festival della Canzone Italiana più importante. Parlerò da italiano patriottico, speriamo puntiamo a un Festival di Sanremo, dai, perché no?